Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Siamo Casa, Siamo Chiesa. Come vedete, abbiamo cambiato location, ci troviamo presso il santuario della Beata Vergine Maria, la Madonna dei Prati, a Moscazzano. Di un santuario dedicato alla Vergine si ha memoria fin dal XV secolo, edificato proprio qui. Un decennio fa il vescovo Oscar l'ha voluto dedicare, questo santuario, alla preghiera e alla protezione delle nostre famiglie. La famiglia, realtà veramente importante per le nostre comunità parrocchiali, è la base della nostra Chiesa ed è anche la forza della nostra Chiesa. Il Papa spesso torna su questo argomento nelle sue omelie, nei suoi incontri, nelle sue udienze. Il Papa dice: per portare avanti una famiglia bisogna usare tre parole: permesso, grazie e perdono. E allora, per approfondire questa tematica, ci aiuterà proprio l'ufficio famiglia della nostra diocesi. Buona visione! In una recente intervista, Papa Francesco, con la sua umanità e delicatezza, ci ha suggerito qualche spunto di riflessione per questi giorni, in cui ritrovare, nei piccoli gesti, vicinanza e concretezza verso le persone che sono a noi più vicine. Papa Francesco, come si possono vivere questi giorni affinché non siano sprecati? Ci sono gesti minimi che a volte si perdono nell'anonimato della quotidianità. Gesti di tenerezza, di affetto, di compassione, che tuttavia sono decisivi, importanti. Sono gesti familiari di attenzione ai dettagli di ogni giorno, che fanno sì che la vita abbia senso e che vi sia comunione e comunicazione fra di noi. E così? Anche alcune famiglie della nostra diocesi hanno condiviso le loro riflessioni e alcuni momenti della loro quotidianità. Ciao a tutti, siamo Deborah e Lino. In questo momento particolare abbiamo riscoperto la bellezza di piccoli momenti e gesti quotidiani. Un attimo di attenzione, sto facendo il video che poi vi mando per vedere che siamo a cena, la famiglia Crepaldi, la famiglia Mizzotti. Ma mi sono in video, sei venuta bene, non siamo una sfilata di moda. Ecco, sei venuta benissimo, Marta. Ecco, e anche il papà, aspetta da lontano il mio profilo migliore, così, e poi di là. La famiglia Mizzotti. Famiglia Mizzotti, ecco, salutate famiglia Mizzotti, molto bene, aspetta adesso,
Salutate famiglia Crepaldi. Ciao. Okay, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. E poi si fanno tante altre cose. Si cucina per la famiglia. Si chiacchiera. Si fanno i picnic in soggiorno. Si fanno sorprese. Si studia. Si fanno le videochiamate. Si gioca. Si inventa. Si crea. Si prega insieme. Ci si occupa del giardino. Ci si dedica alle pulizie della casa. Ci si attaccano le figurine. Si lavora. Ci si strapazza di coccole. Si tramandano passioni. Si gioca a carte. Si suona e canta. A volte si litiga. Ma poi si ritrova la pace. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Arriva una bollicina! Evviva! Che belle bolle! Vieni, vieni a cucciare ancora. Un bacio, vai dare un bacio. Un bacio. Dammi un bacio. Grazie! Anch'io le voglio un bacio. Ringraziamo l'ufficio famiglia per averci aiutato a comprendere che non esiste realtà già confezionata, già fatta una volta per sempre, ma tutte le realtà e anche la famiglia hanno bisogno di aumentare, accrescere gradualmente la capacità di amare. Allora affidiamo a Maria tutte le nostre famiglie, soprattutto quelle toccate dal momento presente. Le affidiamo a lei cantando la preghiera dedicata proprio a lei.